Conoscendoti non ti attribuirai particolari meriti, ma nella difesa di Ferro del Bari quanto c'è di Gazzi? C'è quello che ha messo tutta la squadra, quindi c'è quello che sono riuscito a dare. Poi abbiamo preso gol col pallone all'ultimo minuto, peccato, però dai, abbiamo portato un tocco importante a casa. Di Ventura ha parlato di te anche in prospettive importanti, ma non sarà il caso di essere un po' meno umile? No, beh, sono contento per gli elogi che ha fatto il mister, però adesso c'è a pensare solamente alla squadra e a far punti domenica. Senza nulla togliere agli altri compagni di squadra, ma ce n'è uno magari dei nuovi che ti ha particolarmente colpito, ti ha stupito anche per il rendimento in queste prime giornate? Beh, a me sinceramente mi hanno stupito un po' tutti perché siamo riusciti subito a entrare nella mentalità del campionato, anche se avevamo in generale poche esperienze, quindi il fatto che siamo riusciti a entrare subito nel campionato, già tutta la squadra, anche molta gente giovane, è una cosa positiva. Dovendo scegliere una caratteristica di questo Bari da mettere in risalto, qual è la tua scelta? Ma penso che la caratteristica principale è il fatto che cerchiamo di ragionare in base all'avversario in campo e cercare di far male appunto pensando come fargli male. Qualcuno sospetta che il Bari sia più abile, almeno in questa fase del campionato, a giocare di rimessa, un po' a far giocare gli altri la partita, e quindi teme che magari contro Atalanta e Cagliari possa andare incontro a qualche difficoltà. Sono partite diverse dalle prime tre o no? Sì, sono chiaramente partite diverse, però è chiaro che in casa le squadre, molto probabilmente, soprattutto quelle a nostro livello, diciamo, che si devono salvare, cercano di essere più chiuse, quindi è chiaro che troviamo qualche difficoltà in più, però questo vuol dire che dovremmo migliorare anche su queste cose, quindi noi partiamo agguerriti sempre a fare del nostro meglio. Bari-Atalanta, Bari-Cagliari, due partite in casa in 4 giorni, per quanti punti firmeresti? Eh beh, sarebbe bello vincere tutte e due, però sappiamo che non è facile. Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo pensare una partita alla volta. Quindi adesso c'è l'Atalanta, poi prima pensiamo all'Atalanta e poi come andrà, vediamo e penseremo al Cagliari.